buongiorno e buon caffè. Mi ha sempre lasciato molto interdetto quella parabola del Vangelo in cui il re, che appunto viene nominato re contro il parere dei propri cittadini, alla fine si sfoga ammazzando coloro che non lo volevano re. Non solo, ma prima se l'era presa con i servi ai quali aveva affidato un denaro, e a colui che ne aveva guadagnati 10 ne aveva dato l'11esimo, e quello che invece il talento se l'era conservato nel fazzoletto l'aveva punito severamente. La domanda è: ma che cosa ci vuol dire questa roba qui? Che abbiamo di fronte una vita spietata, cattiva? Può essere, ma credo che ci sia qualcosa di più sottile, che perlomeno oggi mi viene all'animo e che voglio condividere con voi. E cioè che Dio, la vita se preferite, è uno specchio. Ci restituisce quello che noi le diamo, ci guarda con i nostri stessi occhi, ci ridà quello che noi siamo disposti a dare, ha l'atteggiamento nei nostri confronti che noi abbiamo nei suoi. Ti odio? Bene, allora ti odio anch'io. Non vuoi impegnarti? Allora non mi impegno neanch'io. Hai voglia di fare? E allora io ti ricompenso. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, potremmo dire. Già, perché questa è anche la parabola della scienza. Ricordo che alle lezioni di chimica organica il professore ci diceva che la clorurazione dei carboidrati avviene come in questa parabola: a chi più ha, più sarà dato. Dove si attacca il primo atomo di cloro, si attaccano gli altri. Il succo è il medesimo. Aiutati che il ciel t'aiuta, se preferite un proverbio, o comunque, se non affrontiamo con il sorriso la vita ci guarderà in cagnesco. Buongiorno e buon caffè.